Colgo l'occasione per esprimervi, senza annoiarvi, un breve pensiero che vi illustri quali sono gli obiettivi che in questo cammino vogliamo percorrere con voi e per voi. Scusate l'emozione, ma non è poco. Cercherò di essere breve, tanto sono tre pagine. Allora, fin da piccolo mi è stato insegnato che in un rapporto tra persone ha modo di instaurarsi solo se ci sono due cose: l'educazione e il rispetto. E proprio l'educazione vuole che alla base di tutto ci sia il saluto. Quindi oggi noi vi salutiamo e vi diamo i benvenuti in questa sala. Si sono ormai spinti i fervori della campagna elettorale che ha visto noi candidati contrapposti dal punto di vista politico e voi elettori schierati a favore dell'uno e dell'altro contendente. Oggi è giunto il momento di mettere tutto da parte e iniziare uniti, maggioranza e minoranza, ad amministrare nel migliore dei modi la nostra comunità. Ci avete scelti per lavorare nell'interesse di tutta la popolazione e noi dobbiamo fare, lavorando con dedizione e spirito di squadra, quello stesso spirito che ci ha portati a questo grande successo elettorale, perché solo lavorando uniti si raggiungono gli obiettivi. Dobbiamo fare in modo che questa grande occasione che ci è stata data non diventi un semplice sterile dato statistico negli annali della pubblica amministrazione, ma ciascuno di noi deve mettere sul tavolo le proprie esperienze, le proprie competenze per promuovere il bene comune con entusiasmo, spirito di collaborazione e volontà di fare. Da oggi apriamo un nuovo capitolo per la comunità di Symmagis, ma questo non vuole assolutamente dire che quello che c'è stato prima deve essere cancellato o dimenticato. Al contrario, deve essere il nostro punto di partenza, cambiare quegli aspetti poco convincenti e proseguire in quello che di positivo è stato fatto da chi ci ha preceduto. L'esperienza maturata in questi ultimi 5 anni deve aiutarci a mantenere vivi i sentimenti di unione e condivisione che ci hanno fatto diventare un gruppo affiatato e omogeneo, pur con le nostre diversità. Per questo voglio invitare tutti i miei colleghi ad andare oltre gli incarichi e i titoli, perché qui non ci sono podi né trofei. Ciascuno di noi è chiamato a lavorare condividendo gli intenti e completandoci a vicenda, per mostrare a tutti loro le nostre migliori qualità, al servizio della nostra comunità. Fin dall'inizio è stato chiaro quale sarebbe stato il nostro principale obiettivo, il cittadino. Le sue necessità, le sue problematiche, le sue richieste ed esigono risposte da noi, chiare e concrete. 5 anni fa, quando fui eletto consigliere di minoranza, al lato dell'insediamento della precedente amministrazione, nel porgere al sindaco e alla sua squadra i miei migliori auguri per un proficuo lavoro nell'interesse della comunità, offrivo anche la mia piena disponibilità a collaborare a tutti i progetti e le iniziative volte a migliorare e conservare il patrimonio di cultura, tradizione ed economia che il nostro territorio possiede. Per cui oggi, che mi trovo da questa parte dello schieramento, rinnovo i miei impegni assunti allora e offro ai miei colleghi della minoranza tutta la mia attenzione alle loro proposte e suggerimenti finalizzati al bene comune. È vero, la difficile situazione economica che stiamo vivendo hanno profondamente modificato le nostre dinamiche sociali. Siamo davanti ad un impoverimento sempre più evidente, esplodono nuovi conflitti che rischiano di disgregare l'unico nucleo centrale della società, la famiglia. Mi è stato affidato un incarico molto importante e impegnativo, l'assessorato alle politiche sociali, un incarico non facile, che richiede totale responsabilità e soprattutto sensibilità verso un aspetto così importante della nostra società, la famiglia. Centro della vita privata, ma anche sociale di tutti noi, luogo di crescita, di formazione e di educazione di ogni individuo. Per questo deve essere oggetto di attenzioni particolari da parte della pubblica amministrazione. Ed è il mio principale obiettivo mettere la famiglia, con i suoi bisogni e le sue necessità, come obiettivo principale nel mio lavoro, interagendo con tutto il personale e la loro indiscussa professionalità del comune. Ma famiglia vuol dire anche anziani, giovani, bambini, passato, presente e futuro della nostra comunità. I giovani sono il sale della nostra comunità, sono l'energia che deve essere coltivata e guidata. Per questo deve stare al centro delle nostre attività per diventare parte attiva della comunità. Un grande educatore diceva:
Dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende il felice o triste avvenire della società. Questo grande oratore era un sacerdote, Don Bosco. Lui ci insegnava che l'educazione era il cardine della società. Educazione si sposa solo con cultura, due armi importanti da usare per abbattere muri e barriere. Poi ci sono gli anziani, saranno la nostra guida per non perdere quel patrimonio di cultura che ha contribuito a creare la nostra comunità. Per questo anche a loro deve essere rivolta un'attenzione particolare e costante, affinché continui ad essere un veicolo di cultura e di conoscenza. Poi ci sono i bambini. Loro sono la speranza, la fantasia, la motivazione. Sono temi importanti, delicati. Sappiamo di non avere la bacchetta magica che ci possa aiutare ad affrontare e risolvere ogni singola situazione. Ma il mio impegno sarà totale, deciso e interessato. Non mancherà il mio sostegno ai colleghi dei vari assessorati, i quali potranno contare sulla mia disponibilità per conseguire lo stesso fine. Con la sua guida e le sue competenze, signor Sindaco, qualità riconosciute e poste al servizio di Simagi, ci impegniamo a valorizzare, conservare, rilanciare e promuovere l'immagine del nostro territorio. Concludo con una parola semplicissima che spesso non si riempie di significato che realmente detiene. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco, che mi ha dato fiducia e la forza di osare questa missione. Perché di missione si tratta. Fare politica in un paese è una missione, un qualcosa alla quale siamo chiamati e dobbiamo rispondere. Ma soprattutto bisogna ascoltare. Ascoltare la gente, gioire e soffrire con loro, giorno per giorno, con dialogo e stima reciproca. Grazie ai miei compagni di missione, che ringrazio per il sostegno e l'amicizia. Grazie a tutti voi che ci avete sostenuto, incoraggiato e rincuorato in qualsiasi forma ed espressione in questi anni. Un cammino fatto insieme senza mai sfociare in accesi toni o forme di intolleranza. Grazie a tutte le associazioni, comitati, gruppi di collaborazione che sono i portavoce delle esigenze e dei desideri. Nell'esprimere i più sentiti auguri di buon lavoro al nostro sindaco, concludo ringraziandolo per avermi voluto parte di questa missione e per avermi fortemente motivato. Per ultima, ma non per questo all'ultimo posto, voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici. Grazie.